Signore e signori, buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti in questa giornata del 26 gennaio 2020 alla Mediterranea e del World of Change. Sono qui riunite per presentare un progetto, un modello di cambiamento sociale. Come potete vedere, avevamo già fatto un incontro nella giornata del 7 novembre e avevamo detto un messaggio molto importante. La libertà è una condizione di vita che dipende dal numero di persone che lottano per averla. Noi oggi siamo qui riuniti e ringrazio la partecipazione di Nino Galloni, ringrazio naturalmente Orazio Fregnani e Giorgio Vitali che sentiremo poi nel pomeriggio e naturalmente ringrazio anche la presenza di Dioblu che oggi sta facendo le riprese qui in questo evento. Io mi chiamo Andrea Libero Gioia e ci tengo a fare un appello prima di iniziare questo percorso, perché quello che vogliamo far capire, il messaggio che stiamo lanciando a tutta l'Italia, perché questo è un problema italiano, vuole vedere la partecipazione di tutte le persone che oggi stanno in qualche modo contribuendo a questo, diciamo, percorso di resistenza del popolo italiano, perché penso che chi ha avuto orecchie per sentire, occhi per guardare, ma soprattutto cuore per lottare in un contesto del genere nazionale, ha capito perfettamente che il problema che attanaglia l'Italia e tutti gli italiani è un problema che è legato alla mancanza di sovranità monetaria. Noi qui oggi infatti presentiamo una delle soluzioni che riteniamo naturalmente valide. Ma ci tengo per esempio a fare un appello a personaggi come Malvezzi, come Scardovelli, come Storelli, come Conditi e naturalmente anche ringraziando il supporto che ci vorrebbero dare personaggi che stanno facendo comunicazione, perché qui, se non l'avete capito, è un problema anche di comunicazione, è un problema del fatto che la stampa non sta dicendo quello che dovrebbe dire, ossia dare dei messaggi positivi e soprattutto delle soluzioni al popolo. E purtroppo ci troviamo in un periodo dove chi ha la possibilità di parlare non parla e chi vorrebbe dire quello che pensa non ha la possibilità di comunicarlo agli altri. Per questo diventa fondamentale la partecipazione a questi incontri che noi abbiamo fatto già il 7 novembre. Scusate, il 7 di dicembre, adesso stiamo rifacendo qui il 26 di gennaio, ma che almeno una volta al mese faremo qui a Roma e se avremo la possibilità e saremo diciamo, chiamati a intervenire anche in altre città d'Italia, faremo nel resto d'Italia. Io a questo punto inizierei subito la conferenza con l'intervento di una persona invece che ha capito da subito l'importanza del lavoro che stiamo portando avanti. E presenterei a questo punto il professor Nino Galloni, uno, ricordo, dei più grandi economisti che abbiamo in Italia e come fa le battute lui immaginiamo di adesso, ma in realtà parliamo veramente di una persona che ha a cuore il bene comune ed è questo il pensiero che vuole esprimere alla Mediterranea e del World of Change. Grazie, un applauso a Nino Galloni. Allora,
dicevamo, la cambiale sociale rientra in senso lato in quella che modernamente chiamiamo moneta complementare e una volta chiamavamo moneta fiduciaria. Da questo punto di vista, prendendo ad esempio gli anni 70, perché dopo il 1971 si sono chiarite le cose rispetto alla moneta che stampava la banca centrale, quindi lo sganciamento della moneta dall'oro, possiamo rifarci alle quattro tipologie di moneta, di cui una è appunto la cambiale. La prima tipologia è quella che comunemente si considera la moneta, che era quella che stampava la Banca d'Italia e che oggi fa la BCE. È una moneta a debito, in pratica gestita col sistema della partita doppia, cioè si segna al passivo la emissione, il valore facciale delle banconote si segna al passivo, e all'attivo i titoli che si comprano al momento in cui si immette questa, o meglio si passa questa liquidità allo Stato che la domanda. Quindi siccome lo Stato realizza un disavanzo e quindi ha bisogno di coprire questo disavanzo, se non emette la propria moneta ma compra questa, lo fa pagando un interesse, e questi sono i titoli di Stato. Questo sistema è stato vigente in Italia fino al 1981 e ha funzionato perfettamente, anche se era un falso, perché mettere al passivo il cartaceo, il valore facciale del cartaceo, quando non dovevi crearti una riserva per poi fare la conversione in oro, perché ormai non c'era più il legame con l'oro, era un falso, però funzionava bene. La Banca d'Italia metteva al passivo la moneta che stampava, all'attivo i titoli che comprava, e poi viveva degli interessi. Questo funzionava perfettamente, così abbiamo fatto i ponti, le ferrovie, le autostrade, i welfare, siamo diventati una potenza mondiale. Questa cosa è stata interrotta, come si sa, nell'81, ci sono i miei libri in cui racconto tutta la storia di Andreatta, la mia esperienza. Sì, a parte il carteggio, le volontà che c'erano dietro. Certo. Il carteggio poi in realtà non significava niente, semplicemente ribadiva che avevamo uno statuto di rapporti tra la banca centrale e lo Stato che era di autonomia. Ma questo si sapeva anche prima, era la Banca d'Italia che riteneva di andare incontro alle esigenze pubbliche, perché sapeva che aveva anche un compito pubblico a prescindere dalla sua composizione, perché le banche centrali sono, come dire, partecipate e possedute dalle grandi banche commerciali, quindi voglio dire è un cane che si morde la coda. Anche questa è un'altra contraddizione, ma tutto poteva funzionare con un po' di buona fede, eccetera eccetera. La buona fede non c'è stata, adesso però non vi voglio intrattenere su questo aspetto. Questa qui, che per noi è la moneta, come oggi è l'euro che abbiamo in tasca, più di meno, abbiamo detto che è una moneta a debito, essa rappresenta nel circuito all'incirca il 3% del totale. La moneta che noi usiamo, che sta nelle banche, le banche andiamo a prendere, il bancomat soprattutto, eccetera, è il 3% del totale. Il secondo tipo di moneta, che costituisce quasi il 97% del totale, è il credito bancario. Adesso non vi sto a intrattenere, perché non è la sede opportuna, su come funzionano le banche, come creano la moneta, eccetera eccetera, tanto c'è di meno. Vedi, la moneta sono appunto le banche commerciali. Esatto, no, al 97%. Esatto. Quindi nel mio libro ho spiegato, insomma, un po' il meccanismo di creazione monetaria. Il mio ultimo libro si chiama L'altra moneta, e quindi è tratta questa cosa. La terza tipologia di moneta è paradossalmente la più importante, e stiamo parlando dello 0, è moneta non a debito, è la vera moneta statale, è la moneta cosiddetta sovrana. Abbiamo avuto esempi di questa moneta, ma certo, abbiamo avuto le 500 lire di Moro, tutta la monetazione metallica, ma nel passato ci sono state emissioni... Sì, però non mi interrompere sempre, tu sei sto vizio, interrompi tutti. No, per carità, ognuno c'è i suoi pregi e i suoi difetti, tu c'è questo. Abbiamo altri difetti, però... Allora, dicevo... Nel passato vari stati hanno emesso questa moneta,
ma molto spesso succedevano dei disastri, perché in pratica questa emissione potentissima di moneta non a debito, che significa creare reddito immediatamente, no? Se però non incontra i beni e i servizi che chi riceve questa moneta va a cercare, succede casino. E questo è successo nella storia tante volte. Oppure uno Stato voleva finanziare un'impresa coloniale, una guerra, eccetera, con questa moneta, però poi andavano, le cose andavano male e dopo era rovinato tutto. Per cui è sempre stata vista con grande sospetto. Ma oggi, un secondo, oggi sono cambiate completamente le cose. Oggi questa moneta sovrana, quindi l'esercizio della sovranità monetaria, che persino Draghi ha riconosciuto essere ancora di pertinenza dei singoli stati. Lui sa benissimo che la moneta che fa lui, faceva lui, è moneta a debito, un'altra tipologia di moneta. Se si affidasse questo compito in Fausto però ai comuni, potrebbe essere una soluzione? Sarebbe sempre lo Stato che autorizzerebbe i comuni entro un certo quantitativo a farlo, allora potrebbe per andare incontro a determinate esigenze sociali. Però l'unico titolare della moneta non a debito è lo Stato, perché la moneta la può mettere chiunque, ma è moneta fiduciaria. E veniamo alla quarta tipologia di moneta, che possiamo fare entrare o non entrare in percentuale a seconda dell'approccio teorico. I post-keynesiani come me ce la mettono, i liberisti e i monetaristi non ce la mettono, ma questo non toglie che quando negli anni 50, per esempio, la Banca d'Inghilterra voleva capire perché quando riduceva l'immissione di sterline per moderare l'inflazione non funzionava, incaricò un post-keynesiano, cioè Nicholas Cantor, di capire perché non funzionava, perché la teoria precedente insegnava che la banca centrale regola l'inflazione, riduce la deflazione, riduce l'inflazione a secondo dei casi, immettendo un certo quantitativo di moneta o non immettendo, e in questo modo regolava il livello dei prezzi. Questa cosa non funzionava per niente, perché se c'era effervescenza economica, cioè si facevano tanti investimenti, gli affari andavano bene, eccetera, eccetera, il fatto che la Banca d'Italia, la Banca d'Inghilterra non immettesse abbastanza sterline favoriva l'immissione da parte dei privati della loro moneta, di questa moneta fiduciaria, delle cambiali in particolare, e con i quali il processo economico andava avanti. Non ci dimentichiamo che durante gli anni 50-60, in parte 70, la Banca d'Italia tutto sommato aveva una politica monetaria guardinga, cioè l'unica creazione monetaria in realtà era l'acquisto dei titoli del debito pubblico, che era fisso al 60%, non aveva superato il 60%, prima dei grandi errori voluti fatti dal trio Andreatta, Ciampi, Carli, dopo l'81. Quindi, in buona sostanza, la banca centrale non poteva regolare attraverso il controllo della base monetaria il livello dei prezzi. Questo è il problema. Siccome l'obiettivo principale di una banca centrale è controllare il livello dei prezzi, come facciamo? E Cantor gli spiegò che se loro pensavano di regolare, mettendo o non immettendo quantità di moneta, non funzionava. Invece, perché i privati agivano, come anche noi abbiamo fatto il miracolo economico, stavo dicendo con le cambiali, no? La Banca d'Italia era abbastanza restrittiva, tutto sommato, e invece i privati, se vedevano che c'erano gli affari, anche perché ci si fidava fra di loro, questo è il doppio significato del termine fiduciario di questa moneta, della cambiale. Adesso parliamo di cambiale sociale. Io quando ho sentito parlare Orazio Ferniani per la prima volta della cosa, gli ho detto che una volta una roba che poteva funzionare benissimo, e l'ho sempre intesa come una cambiale che semplicemente non avesse i bolli, mentre quella, diciamo, storica aveva i bolli. Per la cronaca, anche la cambiale storica, che è stata così importante per lo sviluppo del nostro paese, ha poi subito gli effetti nefasti della decisione del 1981, perché quest'ultima, avendo sottratto al Ministero del Tesoro la potestà di decidere il tasso di interesse, avendolo dato al mercato che lo faceva crescere per guadagnarci, quel mercato erano le grandi banche, aveva spiazzato anche il cambiale, perché la cambiale,
essendo un titolo fiduciario, io lo accetto non solo perché tu perché ho fiducia che poi alla fine tu me la ripaghi, però io la posso girare, no? E quella gira, poi quando va a scadenza l'emettitore originario la deve onorare. Se però lui nel frattempo, che ha ricevuto denaro fresco, ha fatto i suoi affari, eccetera eccetera, bene, ricava questa cosa. Faccio un esempio: io sono in attesa, come tanti altri ex dipendenti statali, della liquidazione, che non arrivo, tutta una serie di cose, eccetera eccetera. Ovviamente io posso andare in banca e se ho il certificato dell'INPS e mi faccio dare l'anticipazione sulla prima tranche della cosa. Però potrei anche mettere una cambiale di quello che sia, cioè di 40.000 euro, no? Voi la accettate perché sapete che io riceverò la liquidazione. Ci vorrà un anno, ci vorranno 6 mesi, ci vorranno 18 mesi, ma io riceverò questa prima tranche della mia liquidazione. Quindi questa cambiale può circolare. Se ci conosciamo, può circolare senza i bolli. I bolli cosa servivano? Ad assicurarne l'immediata quindi praticamente che cosa succede dopo l'81? Succede che salendo i tassi di interesse anche al 20%, se tu davi 10 milioni, una cambiale da 10 milioni, in realtà quelli erano già 8 milioni, perché nella migliorissima delle ipotesi andavi a scontarli in banca. Poi magari la banca era capace di scontartela a scadenza, quindi se era una cambiale che scadeva dopo un anno erano 8 milioni, ma se era una cambiale che scadeva dopo 2 anni erano 4 o 5 milioni, quindi diventava, a prescindere dalla fiducia, non funzionava più, e infatti la circolazione cambiale è crollata, così come... Vorrei spegnere sto coso! Come... Chi è che suona? Sì, no, veramente. Come il debito pubblico è aumentato. Se noi andiamo a vedere la circolazione cambiaria, la caduta della circolazione cambiaria e l'aumento del debito pubblico, capiamo che dietro c'è in entrambi i casi l'andamento del tasso di interesse, perché sottratto al Ministero del Tesoro, che prima lo decideva il più basso possibile per l'interesse dei cittadini, che sapeva che doveva pagare quella differenza tra le tasse e la spesa, però sapeva che nella differenza tra tasse e spesa la parte importante erano investimenti reali che arricchivano i cittadini, mentre oggi è esattamente il contrario. Addirittura noi oggi abbiamo un avanzo nella differenza tra la spesa pubblica al netto degli interessi e le tasse, che vuol dire che ci stanno impoverendo. Sono 20 anni che ci stanno impoverendo. Non è tanto l'euro in quanto tale il responsabile di questo impoverimento, ma l'avanzo, esatto, ma è l'avanzo del bilancio, perché se noi avessimo invece un forte disavanzo di bilancio, di cui una parte di interessi, ma non 80 miliardi, 90 miliardi come è stato nei periodi peggiori, adesso è sceso questo esborso degli interessi sul debito pubblico, perché sono scesi i tassi di interesse, i tassi di interesse sono molto bassi, ciò nonostante siamo rovinati, a lì ci sono stati anche i derivati, è un altro discorso. Dunque, queste sono le basi per concludere la prima parte del mio intervento a riguardo del discorso della moneta complementare, la cambiale sociale, le altre forme eccetera di cui parlerò fra un attimo. Come funziona questo? Funziona come un ponte rispetto al futuro, cioè la moneta fiduciaria si basa sul fatto che noi privati emettiamo un valore, anche noi privati, quindi a maggiore ragione i comuni, visto che interessava locale, e mettiamo in funzione di un reddito che creeremo. Faccio un esempio: ammettiamo che Patrizia scopra un buonissimo integratore a base di un prodotto dell'orto che attraverso manipolazioni genetiche del passato è stato rovinato, ma ritornando al prodotto naturale abbiamo qualche cosa che è essiccato, pulverizzato, messo nei barattoli, ci aiuta il famoso integratore nutricentico eccetera. Lei ha scoperto questa cosa casualmente, o perché studia queste cose nel suo giardino, nel suo orto, e vorrebbe produrlo per venderlo, per viverci, perché è disoccupata. Come fa? Va in banca e dice: guarda, io ho questa idea, eccetera eccetera. La banca la guarda, butta fuori, nessuno l'aiuta.
Cosa può fare allora Patrizia? Può andare a parlare con quelli che fanno i barattoli, quelli che fanno l'essiccazione, quelli che mettono a disposizione un terreno per coltivarlo, quelli che commercializzano queste cose, eccetera, eccetera, e dice: io ho 50.000 euro per avviare la produzione, non ce l'ho, però se tu non li vendi i barattoli se io non te li compro, ma se io mi prendo 10.000 euro di barattoli e poi ti li pagherò dopo che avrò venduto la merce, tu intanto stai lavorando anche tu. Ecco come funziona la moneta complementare, la moneta fiduciaria. Ho fatto un esempio banale, ma voi l'avete sicuramente capito. Quindi viene ripagata dal lavoro. Allora, il problema cruciale che io sollevo nel mio libro L'altra moneta è che il capitalismo non riesce più a garantire questo tipo di dinamica. Questo tipo di dinamica che vi ho detto implica che ci sia un fatturato nel tempo superiore al costo attuale. Quindi pago 10 per produrre qualche cosa che rivenderò a 20 e quindi guadagno il 50%. Molto, ovviamente, poi ci sono tutti gli altri ammettono. Ora, questo è, come dire, un mezzo capitalismo, nel senso che nel capitalismo vero, quello grande, quello importante, la differenza tra il fatturato e il costo deve essere una percentuale superiore al rendimento delle obbligazioni finanziarie, perché se io devo investire un capitale in un'attività produttiva mi deve rendere almeno quanto mi renderebbe un acquisto di titoli finanziari, se no sto lì a impazzire con il lavoro, le tasse, lo Stato, le banche, i fornitori, lo sciopero e questo e quell'altro, e invece butto lì i soldi e ottengo lo stesso risultato, e quindi è chiaro che ci deve essere. Ora, ritengo che ci sia una crisi dei rendimenti e del modello capitalistico, perché mentre quest'ultimo funziona ancora nelle produzioni materiali, che stanno diventando sempre di meno rispetto al totale, cioè le produzioni immateriali, funziona bene nella manifattura, funziona bene nell'energia, in quella parte dell'agricoltura che è organizzata, ha le condizioni capitalistiche, cioè per il profitto eccetera, ma il profitto c'è ancora questa funzione, ma nella maggior parte dell'economia non funziona più. Solo che mentre nei comparti altamente redditizi la domanda di lavoro è decrescente, cioè sempre meno gente produrrà tutto ciò che ci serve, nei comparti dove invece l'occupazione potrebbe crescere, cioè i servizi di cura delle persone, dell'ambiente e del patrimonio esistente, il fatturato è più basso del costo. Quindi non può funzionare in termini capitalistici. Quindi grazie alla moneta complementare, grazie alla moneta sociale, grazie alla moneta sovrana, grazie a rivedere come funzionano le banche, eccetera, eccetera, ci dobbiamo inventare una società diversa da quella capitalistica, in cui l'obiettivo non sia il profitto, ma il pieno soddisfacimento dei bisogni della gente. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti, dove ci sono 7-8 milioni di posizioni lavorative. Il problema è come paghiamo questi lavoratori, perché se la vendita dei loro servizi e prodotti è di meno di quello che loro devono guadagnare per stare a un livello proprio di minimo, di salario minimo, è chiaro che dobbiamo inventarci un modello sociale diverso, di cui parleremo in un'altra occasione. Allora, quali sono le due fratture? Le due fratture sono: la prima, che nella società, mentre noi da 30 anni, io e da un po' di meno gli altri e quello che sia, ci stiamo occupando di queste cose, arrivando anche a dei risultati interessanti, scriviamo libri, facciamo conferenze, riunioni, fondiamo partiti, eccetera, eccetera, la società è andata avanti. Cioè le imprese, le piccole imprese, la gente si sta muovendo autonomamente, perché c'è stata un'assenza totale dello Stato, dell'amministrazione, della politica, dalla realtà. Cioè la realtà si è modificata a livello mondiale, geopolitico, locale, nazionale, eccetera, ma la politica è rimasta così. Tuttavia questa cosa è andata avanti. Allora la prima frattura di cui ci dobbiamo interessare in questa sede, caro Andrea, è: troviamo legami col territorio. Per esempio qui vicino ci sono tutti questi giovani che fanno gli orti urbani, no? Per dire, allora capire se si può creare, perché loro vanno in una direzione giusta secondo me, però loro non mi interessa di avere un riferimento sindacale, politico, eccetera. Noi invece dobbiamo cercare di farci
sentire di diventare parte dirigente, no? Perché questi gruppi che ci sono, che si occupano di queste anche cose, come stamattina, sì, esatto, a me ti pare proprio, è quello che sto dicendo. Esatto. C'è uno Stato Maggiore, no? Ma l'esercito si sta muovendo da solo senza lo Stato Maggiore, cioè la prima fattura, quindi che c'è? Insomma, questi stati maggiori che si riuniscono, fanno seminari, fanno le riunioni, fanno le conferenze, fanno i dibattiti, eccetera, eccetera, e poi dopo l'esercito che va per la sua strada. Paradossalmente le due strade sono similari, sono in una direzione simile, ma sgrembe, cioè non si incontrano perché stanno su piani differenti. Questa è la prima frattura che dobbiamo affrontare in queste sedi. La seconda riguarda la politica. Ed è la stessa cosa, perché in pratica noi andiamo su una certa strada, io che partecipo notoriamente a tantissimi gruppi, riunioni, movimenti, partiti, a volte prendendomi pure delle critiche e dei vaffanculo notevoli da questi e da quegli altri, dicevo, come sei andato dai democristiani, ma come sei andato dai socialisti, ma come sei andato dai comunisti, ma come sei andato da quelli della destra sociale. Io vado dappertutto perché devo portare questo discorso dappertutto, perché le cose che dico non hanno una radice ideologica. Io posso avere i miei valori, io sono fondamentalmente, mi definisco un cattolico democratico con simpatie marxiane, se devo darmi una definizione, ma non mi interessa, sarò un lebriziano, ma che ne so che cosa. Quello che mi interessa è che le cose che dico, che sostengo, che dimostro nei miei libri, eccetera, eccetera, non sono frutto di ideologia, ma sono frutto di ricerca scientifica. E quindi questo ovviamente è patrimonio di tutti e io voglio metterlo a disposizione di tutti, però ci sarà un momento in cui sarà qualcosa di più. Una domanda posso rispondere? Lei ha parlato di valori fiduciario, sì, cioè il valore indotto di Auriti, no? Sì, che parlava Auriti, cioè. Ma il valore intrinseco non ne parla nessuno. Sì, no, nei miei libri se ne parla del valore intrinseco, no? Il valore intrinseco praticamente è quello che ha appesantito la moneta nella storia, no? Perché c'era poniamo una moneta da 20 fiorini conteneva un valore di oro, poniamo, di 15 fiorini, no? Quindi dentro questa moneta da 20 fiorini c'erano 15 fiorini di oro e 5 fiorini di signoraggio, ok? Ma la vera moneta erano quei 5 fiorini di differenza, perché quell'altra io potevo sciogliere le monete e andarmene a vendere, no? Infatti quando capitava che per motivi vari c'era più oro che valore facciale, le monete venivano sciolte e venivano riponiate. Posso farti da spalla? Sì, no, sì. In più, professore, io ho specificato, io ho voluto puntualizzare, forse non è stato percepito, il valore del lavoro è un valore. Certo. Sì, ma deve essere dato da chi crea la moneta. Assolutamente, ma cioè, noi siamo qui ora per presentare a tutti. Se io stampo 5 euro, certo, che vale 3 centesimi, ok? 3 centesimi, il costo, va bene, cioè il costo intrinseco è 3 centesimi. Esatto. Il valore indotto. Diciamo che oggi è trascurabile, poi quasi tutta moneta elettronica, per cui è zero. Quello che io intendo dire è chi crea quei 5 euro deve avvalorare. Allora, ho spiegato che ci sono due meccanismi diversi, uno a debito e uno non a debito. L'unico soggetto che può creare moneta immediata, cioè reddito non a debito, è lo Stato. È lo Stato. Gli altri possono creare una moneta complementare, fiduciaria, ma non è come quell'altra. Nel caso che diceva Andrea ha perfettamente ragione, perché se io sono un giardiniere, no, disoccupato, il mio lavoro vale nel momento in cui lei ha bisogno del giardiniere, mi chiama, dice per un'ora di lavoro ti do 20 euro, no, per dire. Dopodiché lei potrebbe non darmi questi 20 euro, potrebbe dirmi guarda, io sono un buono, oppure io sono insegnante di francese, faccio lezioni di francese a 20 euro l'ora, e quindi o viene da me che mia figlia deve fare la ripetizione di francese, allora è un baratto, no? Sostanzialmente. Oppure, e allora è moneta, o rilasciando un buono, che può essere chiamato cambiale, moneta complementare, la banca del tempo, eccetera, eccetera, questi 20 euro che lei deve guadagnare, li andrà a prendere facendo la lezione a un terzo.
Quindi a me mi rilascia un attestato che io ho lavorato da lei un'ora e avanzo 20 euro al sistema, e poi quando a un certo punto arriverà il momento in cui verranno pagati a lei questi 20 euro. Ma intanto io con questa attestazione di Patrizia che mi deve 20 euro, io posso andare a comprare da lui pane e formaggio, perché lui fa parte del circuito ed è disponibile a darmi 20 euro di pane e formaggio, così io oggi che ho fatto il giardiniere mangio, perché non è che posso aspettare che finisce il ciclo produttivo fra un mese e aspetto un mese per mangiare. La parola cioè, chiave, la parola chiave. La parola chiave deve essere intesa sulla fiducia. Questa deve no, dare. No, aspetta, fammelo finire. Allora lei sta dicendo che lo Stato dovrebbe avvalorare intrinsecamente la moneta, lo Stato con no. il suo lavoro, non che lo Stato. No, lo Stato no, calma. Lo Stato non esercita la sovranità monetaria immettendo nel sistema moneta non a debito, con la quale potrebbe fare le manutenzioni delle autostrade, sistemare gli ospedali, aggiustare le scuole, eccetera. Non lo fa perché la scelta politica è quella, perché confondono l'euro con la moneta non a debito, perché non c'è volontà di far crescere la società e i cittadini, anzi magari se vogliamo, non dico essere complottisti, ma studiamo quella che è stata la dinamica della nascita dell'euro, dell'Europa, eccetera, ci siamo date tante mazzate. Però aggiungo una cosa, perché qui sia chiara la mia posizione, io ce l'ho molto di meno con l'euro e con l'Europa, di tanti altri miei colleghi che si occupano più o meno della stessa cosa, perché penso che ci siano delle grandissime responsabilità nella classe dirigente italiana, che ha voluto queste cose anche di più di quello che ci chiedevano la Francia e la Germania, perché la Francia e la Germania tutte queste privatizzazioni non le ha fatte. Noi che eravamo più forti della Francia e della Germania in un certo frangente abbiamo fatto queste privatizzazioni che sono state svendite magari a favore della Francia e della Germania di nostri servizi essenziali. Ma ci metto dentro, perdonatemi perché sono un po' avvelenato in questo periodo, anche la gente, ma non solo perché ha votato chi ha votato, ma perché in fondo quando sono state abbattute le partecipazioni statali, per fare un esempio, e la gente era contenta perché c'è basta, questo è un luogo della corruzione dei democristiani e dei socialisti, quindi se la sono presa con Craxi, se la sono presa con la Democrazia Cristiana, eccetera eccetera, che meritavano tanta critica perché la corruzione e il clientelismo c'erano purtroppo, ma erano il male, la parte di male di quella esperienza. La parte di bene, cioè il funzionamento di queste aziende, l'abbiamo buttata via, e come diceva il mio maestro Federico Caffè, aver buttato via il bambino con l'acqua sporca. Grazie. Prego. E allora, eccoci qua. Io veramente sono veramente grato a Nino Carloni che ci sta seguendo da diverso tempo e ha capito perfettamente, ha interpretato il messaggio che noi stiamo lanciando, quindi ci tengo a sottolineare nuovamente personaggi come Malvezzi, Scardovelli, Storelli, Conditi, a partecipare a questi convegni, perché questi convegni devono diventare un polo di riferimento per le persone che sono lontane da questi argomenti. Dobbiamo rendere semplici questi argomenti, allora dobbiamo parlare con parole che arrivino dirette al popolo, perché è il popolo, come diceva adesso il professore, che potrà creare il cambiamento. Non dobbiamo aspettare per forza che le istituzioni e lo Stato siano il cambiamento. E qui magari riprendere delle parole magari di Kennedy, che diceva: non pensare a quello che lo Stato può fare per te, ma pensa a quello che puoi fare tu per il tuo paese e quindi per lo Stato. Allora iniziamo a capire che noi siamo la motivazione che può partire per creare qualcosa per chi verrà dopo di noi, magari non la vedremo neanche noi. Io qui vedo persone molto più grandi di me, io ho 45 anni e probabilmente mi piacerebbe vedere dei giovani qui, ma se loro ancora non l'hanno capito e noi magari abbiamo fatto già un passo in avanti, perché se siamo qui oggi abbiamo iniziato a capire che dobbiamo muoverci per questo cambiamento, allora dobbiamo garantire a loro, magari con quel capello bianco in più, con quell'esperienza che abbiamo in più, con quella cognizione di causa di quello che sta avvenendo in più rispetto a loro, garantire a loro un futuro. Ed è per questo che siamo qui, ed è per questo che richiamiamo all'attenzione e alla partecipazione.
partecipazione, e per questo questo messaggio diventa così importante. Sì, ma allora era meglio il fascismo che la democrazia. Allora, qui non dobbiamo parlare di ideologie, allora deve essere chiaro questo concetto, no, perché qui stiamo dando dei meccanismi. Erano idee. Dobbiamo diventare, come diceva, il professore, dobbiamo diventare delle guide e degli esempi. E l'esempio lo dai partecipando tu per primo, mettendoti tu per primo di fronte agli altri a parlare, mettendoti tu a studiare. Io non sono un economista, non ho la cultura e l'esperienza dello studio dietro le spalle del professore, ma mi sono messo sul libro. Fammi fare una domanda. Prego. Allora, che autorità ho io di andare in scuola e menare a un professore perché sta insegnando delle stronzate ai bambini? Allora, qui c'è da rivedere la posizione scolastica, ma qui stiamo allargando troppo i concetti. Io sto parlando. Cominciamo dalla religione, che era la prima, che stabilisce il punto ideale da raggiungere. Dopo la religione c'è l'educazione. Dopo l'educazione c'è la politica. Al terzo posto. Io penso che al primo posto ci sia l'etica. L'etica è venuta a mancare in questo paese. Era la chiamalo quello che te pare. La e non c'è bisogno di una dittatura per creare etica. C'è bisogno soltanto di consapevolezza. No, io sto dicendo che ha sbagliato la religione. Che cavolo stanno a fare tutti questi preti? Insegnano, nemmeno traducono i libri buoni. Allora, non voglio portare altra carne al fuoco in questo momento, perché andiamo ad allargare troppi concetti e non riusciamo a rispondere a quello che ora ci interessa. E quello che ci interessa è ora trovare delle soluzioni che ci riportano alla sovranità economica. Allora, se siamo qui per questo, poi possiamo pure agganciarci e magari fare altre conferenze anche su questi argomenti che sono di rilevante importanza. Certo. Ma oggi qui non siamo per rispondere a queste domande, ok? Perdoni. Allora, io direi di andare avanti, adesso farò un'introduzione di Orazio Fermiani. Ah no, preferirei allora, ok, vogliamo cambiare un attimo il programma, visto che, lo ringrazio di essere venuto qui, ringrazio questo giovanotto che è venuto, Giorgio Vitali, il professor Giorgio Vitali, avete voluto venire prima, ma purtroppo ha avuto delle complicazioni familiari. Non so purtroppo, sono tanto importantissima manifestazione. Perfetto, ora l'abbiamo qui e vogliamo sentirlo, quindi vi ringrazio ancora, un altro applauso al professor Giorgio Vitali, grazie, di avermi la mano. Mi do a dire
una sensazione di attesa, quello che devo dire io. Intanto vi passo qualche informazione, perché è bene che noi certe cose ce le diciamo e le confermiamo, confermiamo quello che abbiamo sempre pensato. Ieri è morto un mio vicino di casa, giovanissimo, avrà avuto una 55 d'anni massimo, due figli sui 15 anni. Dunque, gli hanno diagnosticato un tumore, l'hanno operato e poi l'hanno caricato di chemioterapia. Io lo vedevo che si muoveva, sembrava un cadavere navigante. Questa chemioterapia, invece di curarlo, gli ha accelerato la morte. Un uomo di 55 anni. Ora, queste cose sono prese d'atto, noi dobbiamo dire, perché sono delle conferme costanti di quello che noi diciamo. Ma queste cose noi dobbiamo dire prima di qualsiasi altra deduzione. Io adesso non voglio parlare di questioni monetarie, perché vorrei parlare di altre cose. Voglio leggere tre o quattro frasi che ho captato da certe riviste, perché devono servire per inquadrare bene il quadro generale, sennò noi non riusciamo a capire esattamente dove stiamo e dove andiamo. Per questa è una risposta indiretta anche a te. Ora, tu hai fatto benissimo di leggere Ipazia, ma in quanti siamo che parliamo di Ipazia oggi in Italia? Tu che lo leggi quel libro, noi che ne abbiamo parlato più di una volta su Alfa Mediterranea, riagganciandoci a un punto fondamentale, perché non è che Ipazia sia campata per aria, c'è un discorso generale che recupera scientifico, che recupera il neoplatonismo, il neoplatonismo. Esatto. Ed è stata fatta fuori perché era esponente del neoplatonismo, e quindi noi dobbiamo capirle queste cose. Adesso leggerò una frase di Galimberti che servirà per capire alcune cose. Però qui c'è un numero che mi fa piacere far vedere stamattina, il giornale di questa mattina, articolo: l'ipotesi virus creato in laboratorio militare. Peccato, noi l'abbiamo detto, adesso è scritto per la prima, ma quante volte l'ho sostenuto io? Ma pure l'AIDS, l'AIDS è la stessa cosa, è creata in laboratorio. La spagnola, ricordiamoci. Certo, beh, la spagnola probabilmente c'era anche un elemento del caso. Del caso, però i dati che si hanno dopo è che gli ammalati di spagnola erano quelli che avevano fatto la vaccinazione e non gli altri, è una cosa di cui noi dobbiamo avere coscienza giornalmente. Poi il punto di partenza è questo: la soluzione, questa è una soluzione, ma noi se non abbiamo il punto di partenza, ripartendo anche a quello che ha detto Nino Galloni, io Nino lo seguo da sempre, posso dire una quarantina d'anni, è un discorso che lui ha sempre fatto, però, e che adesso incomincia a prendere, e con tutti i diversivi che ci sono. Pensate quante volte abbiamo parlato noi di queste sardine. Le sardine è il tipico diversivo del sistema, perché questi si intendono, mica sono scemi questi. Ecco, dicevo, ipotesi virus creato, certo che l'hanno creato, perché devono in qualche modo bloccare la Cina. Questo è il discorso che sta a fondo, la devono bloccare. Allora come fai? O gli botti le bombe atomiche, o gli fai dei virus che cominciano a ridurre la vitalità di quei popoli. Queste sono le cose che noi dobbiamo avere nella nostra coscienza, capire queste cose. Di cui la conseguenza è appunto quello di trovare la soluzione. Qui c'è un libro che io consiglio a tutti, questo è bellissimo. Ma probabilmente lui ce l'ha. Questo qui è importantissimo. La Banca d'Italia, la grande frode del debito pubblico e i segreti del signoraggio, euroschiavi. Di Marco Della Luna e Antonio Michalowicz, due nostri amici, Antonio può fare in circolazione, queste sono le cose, qui c'è scritto tutto. Perché? Perché all'origine
all'origine fondamentale, e qui volevo ritornare a Carl Schmitt, l'atto fondamentale del vivere civile è l'identificazione del nemico, che poi diventa politica, ma siccome la politica è l'essenza del vivere umano, è chiaro che io sono politico e sono uomo nel momento in cui sono politico. E quando è che sono politico? Quando identifico il nemico? Se non riesco a identificare e trovare, cioè l'identificazione del nemico deve servire per trovare il metodo per colpire il nemico. Ecco perché io ho portato l'esempio di questo articolo, che è importantissimo. Come fai a bloccare 1,5 miliardi di individui, scusa, eh? Ma non è una questione di oggi, è una questione di sempre. No, militarmente la Cina ha 55 milioni di soldati in armi. Esattamente. Pronti in qualunque momento a partire. I quali potrebbero anche, se sopravvivono, essere debilitati. Tu non lo sai. Cosa ha fatto il Giappone quando si è dovuto arrendere? Pochissimi lo dicono e pochissimi lo sanno. Le truppe di terra giapponesi erano tutti in Manciuria. In Giappone non c'era niente, hanno buttato la bomba atomica su due città dove c'erano solo civili. Bambini e donne. I militari erano tutti in Manciuria. Perché in Manciuria? Perché c'erano i arresi ai russi. E arrendendosi i russi hanno dato le armi giapponesi ai russi, i quali le hanno dati a Mao, il quale Mao ha vinto la guerra civile contro Chiang Kai-shek. Questa è la logica del sistema. Quindi noi dobbiamo sempre avere in mente quello che possiamo fare. E di fronte a una situazione emergenziale, ad esempio, ma ben venga, allora io te devo comprare una cosa, lo vuoi una cambiale? Non parliamo di cambiale sociale, parliamo di cambiale. La vuoi una cambiale? Attualmente in circolazione, diciamo. No, dice non lo voglio, non te parlo, non te compro niente, no, chiuso, che cacchio vuoi? Che vendi se non ti compro? Poi continuiamo perché le io cose. Dire... Sì, dire. Allora, è uscito fuori che il coronavirus. Voce. È stato patentato, cioè la registrazione nel 2015. E la patente. È stata data al Peer Bright Institute in Inghilterra, e i fondatori sono Bill e Melissa Gates. I fondatori degli inglesi sono quelli che hanno fondato l'Inghilterra, e i fondatori sono Bill e Melissa Gates. E c'è. Se sono comprati i batteri e i virus. Ma mi dice no, sì, degli inglesi sono i più. Tant'è vero il titolo, diciamolo, è schizzato e fatta le serie. Perché la logica adesso deve far capire la logica del guadagno. Praticamente è stato registrato nel 2015, ma poi ottenuto nel 2018, quindi hanno dovuto aspettare un po' di tempo, però già ti dimostra che era tutto. È programmato. Un altro libro che vi consiglio la lettura è quello di Marcello Pamio, Nuovo Ordine Mondiale. Edito sempre anche questo da Macro Edizioni, e qui in mezzo poi c'ho un libro di cui adesso vi leggerò un paio di frasi, così come le leggerò anche di questi altri due, che è importante per avere coscienza del mondo nel quale noi viviamo. Questo è un libro di Bociaga, Finanza e il potere, Joachim Bociaga. Se Georgia Stamp, all'epoca la seconda ricchezza d'Inghilterra, durante un discorso pronunciato dinanzi a 150 docenti dell'Università del Texas, disse: il sistema bancario è stato concepito nell'iniquità ed è nato nel peccato. I banchieri internazionali posseggono il pianeta. Togliere loro tutto quanto possiedono, lasciando però il potere di creare depositi. Toglietelo tutto quanto possiedono, lasciandogli però il potere di creare depositi. E con alcuni tratti di penna produrranno depositi sufficienti a recuperare tutto di nuovo. Certo. Questo qua devono essere stampate nei nostri cervelli.
Per cui qui qualsiasi azione deve essere concepita, pensata, voluta e vissuta. Se però togliesse la facoltà di produrre denaro, attenzione, tutte le grandi fortune finanziarie sparirebbero. O più di così, che cazzo deve dire? Ecco perché noi parliamo di creazione comunque di denaro. Comunque sia, sia una cambiale, sia moneta complementare, sia quello che ti pare, tu devi creare denaro. Perché è lì il quadro generale della situazione, senza bisogno di andare a chissà a quale storia. Inclusa la mia, diceva Sir George Stampa, e ne risulterebbe un mondo assai più felice. Se invece preferite, questo l'ha detto lui in una conferenza, se invece preferite continuare ad essere gli schiavi delle banche e pagare le spese della vostra stessa schiavitù, consentite loro di seguitare a creare le vostre. Punto. Punto. Una verità assoluta. L'aspetto sfacciatamente sarcastico di questa dichiarazione consiste nel fatto che chi la rilasciò, Sir Joseph Stamper, ricopriva la carica di presidente della British Railway, le ferrovie britanniche, noi sappiamo qual è stato il ruolo delle ferrovie britanniche. Negli Stati Uniti, per cui hanno passato, per far passare le ferrovie, hanno passato gli indiani. E i cinesi. E anche gli italiani. Sì, e quelli morivano lavorando. Perché mi dicevano anche gli attacchi, c'erano anche gli attacchi da parte degli indiani, chi se la pigliavano gli indiani, quelli che venivano lì, che ovviamente erano disarmati. Che poi i creatori delle ferrovie, parliamo anche di che erano gli stessi che facevano banca, ricordiamoci, sì, sono quelli che sono diventati i grandi pirati della finanza internazionale, erano loro, ma sono gli stessi che hanno fatto le ferrovie in Italia. Nessuno dice mai che le ferrovie in Italia sono fatte nord e sud, nord e sud, sono ancora così. E servono per portare al sud le merci e per portare la manodopera al nord. Ancora le ferrovie sono queste. L'unico rivoluzionario è stato, non mi ricordo mai come si chiama, Nino, quello che ha fatto fare l'autostrada e la ferrovia da Rocca, praticamente unisce Roma all'Adriatico. Come si chiamava? Remo Gaspari. E nessuno ne parla, uno dei più grandi rivoluzionari italiani del dopoguerra. Uno dei più grandi rivoluzionari italiani del dopoguerra. È la verità. Se tu vai a vedere queste cose, questi sono i fatti veri. Ha voluto una cosa che non c'era prima e che dopo non c'è stata più. Soprattutto perché era un'autostrada completamente gratis fin dall'inizio. Tanto poi, quando l'hanno presa bene torno, ovviamente diventa la pagata. È naturale. È tutto normale, non fa una piega, non c'è una piega in tutta questa storia. E adesso ci leggiamo una frase di Ignazio Lavonè, di questo libro intitolato Geopolitica del Caos. Qui dice delle cose interessanti. Dice Ignazio Lavonè: solo il denaro fa la felicità. Lo si è ripetuto in questi ultimi anni. In questi ultimi anni hanno imposto una cultura che è la cultura del denaro. E noi anche lì dobbiamo dire no, non è vero, noi rifiutiamo. E se vuoi il denaro ti do quello che ti fa, lo vuoi, no, allora niente. Solo il denaro fa la felicità, lo si è ripetuto in questi ultimi anni. All'epoca del re denaro e del neoliberismo trionfante, quando il solo scopo degno della vita era quello di arricchirsi, il cittadino comune non ha avuto altra possibilità di raggiungere il paradiso sulla terra che quella di vincere una delle mille tombole magiche. Ma per vincere bisogna aver fortuna, attenzione, guardate che qui io non l'ho letto, non lo leggo a caso questo, perché è molto importante
perché gli spiega come si svolge la società. Quindi non più il merito, ma la e l'ideologia preminente della società. È quella di vincere una delle mille tombole magiche. E anche qui è vero, la proliferazione dei giochi d'azzardo attraverso le tabaccherie è una cosa che fa forse un unico giro di danaro. Siamo il primo paese al mondo per malattie ludopatia. Perché poi non è una ma è una verità sociale. Il secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti in quanto ha fatturato delle che per i casi in mano alla signora, ma gli Stati Uniti sono 350 milioni, noi siamo 600 milioni e siamo quasi vicino al primo. Esattamente. Ma perché? Perché in mano alla signori. No, diciamo che le più grandi linee del bingo sono di Massimo D'Alema e di Vincenzo Scotti. Pappa e Ciccia con la mafia e la moglie e la 'ndrangheta. Ecco, tanto per fare i nomi. Allora, ma per vincere bisogna avere fortuna, astrologicamente parlando, è una questione di buona stella, è vero. L'incertezza del futuro e la frenesia dei giochi hanno dunque condotto frotte di pretendenti alla fortuna verso le nuove generazioni di maghi, indovini e chiaroveggenti. Vedete come tutto torna? Sì, sì. Tutto torna perché i meccanismi della società sono sempre quelli. Siamo pieni di chiaroveggenti, di maghi. Fa tutt'era. Al telefono c'è un amico di mio figlio che, poveraccio, era professore di sanscrito, tutti quanti. Ma chi lo fa lavorare? Professore di sanscrito. Si è messo a leggere, fa un fracasso di soldi. Legge le carte e lì per una piccola televisione. Ha trovato la fortuna, sì. Vero. Ogni tanto lo incontro, dico, beh, allora dimmi queste cose come funziona. Dice, io vado avanti, io leggo le carte. Professore di sanscrito. Maghi, indovini, al telefono, al Minitel o semplicemente davanti alle cineprese televisive, essi predicono l'avvenire, indicano con precisione i numeri o i colori fortunati. Più di 20.000 stregoni moderni, veggenti, astrologi e altri agnostici ufficiali, con l'aiuto di una quindicina di sciamani venuti dall'Africa, attenzione, gli sciamani, questi portano, dice, sono migranti, un momento, quale migrante? Andiamo a strugugliare chi sono questi qua. E finora hanno ammazzato qualcuno, no? Qualche carne umana se la sono ammazzata nei loro riti sciamanici o no? Se la sono pure bagnata quella ragazzina, può darsi che sia buono il sapore. Che dici? Possiamo anche provare. Che dici tu? Andiamo a frequentare questi sciamani? Bastano appena in Francia per rispondere agli angosciosi interrogativi di quasi 4 milioni di clienti fissi. L'esoterismo si trova in piena espansione. La metà dei francesi consulta regolarmente il proprio oroscopo. Ecco perché tutti i giornali hanno l'oroscopo. Io avevo un amico che era un grosso scrittore di orospici, il quale mi raccontava che lui lavorava per il Corriere della Sera, lui mi raccontava che gli oroscopi li faceva perché glielo diceva il direttore del giornale, quello che doveva dire giorno per giorno, perché doveva, l'oroscopo deve cambiare in funzione di quello che succede e quello che si presume sia la tendenza corrente, no? Poi tutto torna, le sardine, ma immaginate che nasce un movimento pseudopolitico che si chiama sardine. Che significa? Per avere politica, un'idea politica bisogna avere. È come buttare l'olio in un mare in tempesta. Questo è uguale. Quando tu sei in un mare in tempesta, butti l'olio se ce l'hai e il mare si placa. E per sardine è questa. La logica psicoanalitica è questa, la logica di Mortadella è questa qui, come giustamente diceva lui prima. Mortadella è quello che ha svenduto le proprietà degli italiani, che solo gli hanno detto un cazzo. Se mi capitasse di prendere Mortadella non credo che scamperebbe, capito? Anche con i suoi oroscopi
anche se mi viene a dire ho parlato con Aldo Moro, lo stesso lo ammazza. Ma vedi che torna tutto, ma lo vedi che torna tutto, anche perché non hanno l'orologio, non hanno incontrato Aldo Moro in questa via intermedia onirica. Scusa, ma da chi sono pirlogati i pirisattini? Non ho capito. Che cosa? I pirisattini sono stati creati da tre ragazzi universitari. No, te l'ha spiegato adesso. L'invenzione delle sardine. Ma ti immagini che un gruppo politico si chiama sardine? Vabbè, ma come Greta, dai. Appunto. È la stessa cosa. Però, attento. Greta è la quarta incarnazione della bambina saggia. Era meglio che si chiamava Grete. Sì, sì. Gretel di Ansel e Gretel, che bambina saggia salva il fratellino, no? O no? Il fratellino e la popolazione. Esatto, oltretutto. Quindi siamo sempre lì, in questa dimensione onirica che viene scatenata ogni volta che deve essere tirata fuori. Allora, come ho detto prima, la sardina, il nome sardina, credi che l'abbia inventato così per caso? L'hanno inventato gli psichiatri che controllano l'opinione pubblica. Perché è l'olio che si butta nel mare in tempesta, giusto? Come giustamente ha detto Nino, però ricordiamoci sempre che ogni uno o due anni viene scovata una bambina la quale si preoccupa del futuro, ma non di questo. No, si preoccupa che ci sono qualche foca è destinata ad annegarsi e viene fatta parlare subito all'ONU, chiamata dal Papa a fare le sue prediche. Ma anche il fatto che il Papa stesso le sta adeguando, no? Non sta adottando adesso le religioni dell'Amazzonia, e credete che sia un caso? È la stessa cosa. È magia che è portata sulla società e riversata a fiocco sulla società. Qui è la rivoluzione che abbiamo in questo momento. Esatto. Ecco perché tu devi mettere sempre una cesura, devi inserire un qualcosa di realismo in questo mondo che viene condotto sistematicamente sempre di più verso l'onirico, verso il fantastico. Questo l'ha scritto, lo dirò oggi più tardi questo concetto. Questo l'ha scritto Ignazio Lamorè, che è stato un grande geopolitico. Allora lo chiudo. Il successo di questa industria minatoria, tarocchi, carte, talismani, chiromanzia, guaritori, randomanzia, corrisponde a un profondo regresso dell'individuo. Questo finisce per ammettere che l'ascendente celeste possa determinare la sua vita in modo assoluto. Ora qui noi non è che in nome del realismo, del concretismo, andiamo a irridere queste credenze, perché le credenze sono sempre state, noi le rispettiamo le credenze, però ci sono quelle forme di credenze che ha citato lui, quei credenti lì erano credenti cristiani, hanno fatto fuori con le peggio torture i passi, non solo lei, e chissà quanti altri hanno fatto fuori, perché si trattava di discutere se o no Gesù era figlio di Maria o Maria era figlia di Gesù, quindi questi sono punti importantissimi, no? Possa determinare la vita in modo assoluto. Così il destino astrale, interpretato dall'individuo, sostituisce in questi tempi di superstizione la lettura delle vie della provvidenza effettuata un tempo dal sacerdote. Oh, guardate, qui ci sono 10 frasi, 10 concetti importantissimi. È vero, perché il sacerdote ha controllato l'opinione pubblica fino ai social, perché fino ai social per secoli l'informazione veniva data dal pulpito delle chiese ai contadini la domenica. Non dobbiamo mai dimenticarci queste cose, sempre. L'analfabetismo imperante fino a 800, del 75-80% della popolazione che poteva assorbire informazioni solo dal pulpito. Appunto. C'è poco da fare. Noi dobbiamo vivere anche il tempo che noi viviamo, renderci conto del passato, del presente e del futuro. Quindi tutte le soluzioni praticabili devono essere studiate, tra cui appunto una, quella di interferire in
introdursi con qualcosa di differente, di sostanzialmente differente, e dire: cari amici, qui abbiamo una soluzione alternativa, non la vuoi, va a culo, punto. Non possiamo fare diversamente al momento. Che diciamolo, non è un'invenzione nostra, è qualcosa che è già esistito nella storia. Sempre. Chi controlla il denaro, controlla il passato, il presente e il futuro. George Orwell. Esatto. Che non è caso è stato messo in transattacere. Sì, L'oscurantismo seduce un numero sempre maggiore di persone, è vero. Scoraggiate dalla complessità delle nuove realtà tecnologiche, è verissimo, ma anche lì bisogna confrontarsi, sconvolte dall'irrazionale orrore dell'economia. In favore di questo oscurantismo sono già scoppiate nel mondo delle rivoluzioni conservatrici e numerosi fondamentalismi, islamico in Iran, puritano negli Stati Uniti, ultraortodosso in Israele, eccetera. Questi sono fenomeni che noi dobbiamo giustamente analizzare. Poi dice: no, a me pensa bene, e allora a questo punto prendo in considerazione e cavalco quella particolare onda. Però sta di fatto che in Italia loro sono una posizione di sconfitta, perché loro, questa gente qui, cioè i servi del potere finanziario, hanno inventato le sardine, perché non sanno inventare nient'altro. Per questo il titolo di sardina è un valore simbolico di cui noi abbiamo parlato tante volte. Non riescono a cavalcare, perché il loro simbolo non è più il cavaliere San Giorgio che uccide il drago, e sono delle sardine da mettere in scatola. Tant'è vero che io le ho chiamate sardine sott'odio, perché emanano un odio impotente. Concludo, ma siamo sempre nell'ambito di alcune considerazioni. Sì, alcune considerazioni di carattere esistenziale, però che sono delle considerazioni abbastanza interessanti. Le leggerò altre volte. Questo è un numero eccezionale di Micromega, intitolato Almanacco di filosofia, è del 2007, il numero 3 del 2007 di Micromega. C'è un intervento di Galimberti molto molto importante. Adesso c'è un intervento di Marramau, veramente è un numero eccezionale. Però io mi limito semplicemente ad alcune considerazioni di carattere storicistico. Nei primi anni 60, scrive Galimberti, l'Unione Sovietica, attenzione, per me è molto importante, l'Unione Sovietica aveva un dispositivo tecnico equipollente al suo antagonista, il mondo capitalistico americano. In quegli anni, quando gli americani ancora non erano riusciti a mandare in orbita un proprio satellite, l'Unione Sovietica aveva lanciato lo Sputnik. Allora il collasso dell'Unione Sovietica non era ipotizzabile. Negli anni Ottanta, invece, la strumentazione tecnica americana tocca livelli irraggiungibili per i sovietici, come testimoniato da Gorbaciov, che implora Reagan di non fare lo scudo stellare perché non avrebbe avuto nulla da contrapporgli. Tra parentesi, lo scudo stellare io me lo ricordo benissimo, perché è un'idea non di Reagan, ma di Lyndon LaRouche, che era un personaggio che è morto all'età di 7 anni, circa 9 mesi fa, a 97 anni, un anno, quasi un anno. E io mi ricordo quando l'associazione di Lindo La Russa, che io seguivo all'epoca facevo il giornale che si chiamava La Coscienza del Cittadino, io parlavo sempre di quell'associazione. Oggi si può vedere il sito di Lindo La Russa, che si chiama Movisol, Movimento Solidarietà. Movisol è quello italiano. Lindo La Russa è stato il primo, oltretutto, oltre alla distributore Schiller, è stato il primo che ha parlato di Eurasia. Lindo lui ha dovuto scappare dagli Stati Uniti, se lo mettevano in galera come al solito, e si è stabilito in Germania. L'hanno messo in galera negli Stati Uniti senza processo, e l'ha tirato fuori Clinton. Sì, poi sì, ma è dovuto scappare, non lo so perché
stato anche quello che ha pensato ovviamente alla Via della Seta. Il primo che ha parlato della Via della Seta sarà Lindo La Luna. E quindi è interessante vedere, però queste cose non vengono mai citate. Quindi quando io ricordo ancora un importantissimo convegno, forse ci stavi anche tu, all'hotel quello di Via di Viamento, dove c'erano Eccesso, quello che ha la curva, dove vennero anche i grossi calibri dell'esercito e dell'aviazione italiana. Fu veramente un po' organizzato sempre dall'associazione che faceva riferimento a Lindo La Luce. Quindi mi ricordo molto bene queste cose. Quindi implorava Reagan di non fare lo scudo stellare perché non avrebbe avuto nulla da contrapporgli. Quindi stiamo nella epoca della tecnica che noi non dobbiamo rifiutare, ma dobbiamo cavalcare. Un conto è dire rifiuto perché mi piace il campicello, e un conto è dire devo fare politica. Fare politica significa, ecco perché io sono stato sempre fedelissimo alle idee, per me è sempre stato un maestro Lindo La Luce. Io tra l'altro, non so se te lo ricordi, propagandai quel bellissimo libro che aveva scritto La Luce, tradotto anche in italiano, che è un librone così, che riguardava tutti i collegamenti tra le banche inglesi e il mercato della droga. Ti dice niente? Sì, sì, mi ricordo, ha pubblicato le fotografie di quel capo della traffico della cocaina in Sud America. Comunque diceva il capo della CIA. Lui diceva che il giro bancario della droga era in mano alle banche inglesi, e probabilmente aveva ragione. Comunque ripeto, lui è quello che ha avuto ragione soprattutto per quanto riguarda la Via della Seta. E siccome siamo entrati nel merito geopolitico della Via della Seta, c'è una considerazione che bisogna fare. Guardando una cartina geografica, qualche tempo fa l'abbiamo già detto, guardando questa cartina che riguardava appunto i punti di partenza della Via della Seta marini, risulta che i porti italiani da cui partono e devono partire navi della Via della Seta sono quelli, vedi caso, che sono presi di mira dai pirati che trasportano, e queste sono le cose che bisogna conoscere, perché lì c'è un messaggio implicito. Dici, guarda, tu già, io l'ho detto nel video che ho fatto per quanto riguardava la caduta del ponte Morandi, no? C'è chi ci gode la caduta, che non siamo certo noi. E poi c'è questo altro aspetto che va valutato. Concludo. Dunque, a quel punto, Reagan di non fare, a quel punto, attenzione, questo c'è una cosa a cui noi dobbiamo stare sempre attenti, perché ogni volta che noi inseriamo un cuneo, qualsiasi esso sia, nella società, dobbiamo renderci conto che questo cuneo comunque determina dei cambiamenti. Comunque riusciamo a far fare un giro alla cambiare sociale, un solo giro, questo ha già determinato un cambiamento. E non solo e nell'ambito di una. A quel punto l'Unione Sovietica non può che crollare. Come ci ricorda Emanuele Severino, il declino del capitalismo, Rizzoli 1993, se lo scopo, il comunismo, può essere realizzato solo attraverso la disponibilità tecnica, venendo meno quest'ultima, anche il comunismo non può più avere alcun sostegno. Ma questo sono gente importantissima, nel caso lo dicono personalità come Garibaldi e come Severino, morto di recente. Allo stesso modo, se la tecnica diventa la condizione universale per realizzare qualsiasi fine, qui bisogna liberarsi della tecnica, ma non rifiutarla, andarci al di sopra, vederla dal di sopra, come dicevano certi filosofi che noi abbiamo sempre ampiamente rispettato, no? A cominciare da chi? Tu. A cominciare.
cominciare da chi? Chi è che c'è il problema della tecnica? Chi ha sollevato il problema della tecnica a metà della, del XX secolo? Va bene. Che tutti muoiono, perché senza di esso anche quelli che si presume siano i veri stati, per esempio il comunismo mondiale o il capitalismo mondiale, non possono essere raggiunti. Tanto ciò, tutto ciò ha delle conseguenze enormi sul piano antropologico. Per brevità limiterò questo discorso a due soli ambiti: la politica e l'etica, e poi dopo il proseguo, eccetera, eccetera. Però io ho voluto leggere queste cose per inquadrare bene il quadro generale e a dare un'idea di quello che è il mondo nel quale noi dobbiamo operare, che non è roba da poco, per cominciare dal più largo possibile, cioè la geopolitica, dalla geopolitica all'analisi strutturale della società contemporanea, che sono i punti essenziali, se lo dicono loro, se cioè lo diciamo loro. Noi dobbiamo sempre comunque agire pensando che la nostra azione rappresenta un cuneo, ma un cuneo, per piccolo che sia, i risultati li dà. Ecco, grazie. Allora, vi ricordo che questo ragazzino ha 83 anni e vi invito a capire la memoria che c'è questa persona, perché la tiene allenata tutti i giorni. E allora dobbiamo dare anche dei messaggi importanti, visto che oggi poi abbiamo BioBlu qua che ci sta riprendendo, e le persone a casa devono capire che la lettura è un allenamento, e questo allenamento ci può dare la consapevolezza, e la consapevolezza è quella che ci può dar salvare. Come diceva Gentano Bruno, la verità ci renderà liberi. Grazie. Io direi di fare a questo punto un'ultima introduzione di Orazio Cardinali per salutarlo, prima di lasciarci poi per una pausa a pranzo e riprendere qua il pomeriggio e dare la spiegazione ufficiale della cambiale sociale collegata al reddito di cittadinanza universale. Grazie, prego, un applauso a Orazio Cardinali, grazie. Grazie Giorgio. Giorgio, vai. Giorgio. 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 Giorgio.